Allora, non è un campo di battaglia, ve lo assicuriamo, ci stiamo soltanto preparando stamattina perché abbiamo intenzione di andare in Austria a fare. Oggi tappa a Innsbruck, buongiorno a tutti. Abbiamo dormito benissimo, una pace dei sensi impressionante. Abbiamo deciso appunto di portare Carolina a Innsbruck. C'era la possibilità da Vipiteno di prendere i treni diretti o con un cambio, ma abbiamo detto: abbiamo la Carola, portiamo direttamente la Carola. È difficile separarsi da Carolina, ma è difficile proprio. Già che ce l'abbiamo, usiamola. E allora. Adesso, niente, finiamo un attimino di allestire i completi perché al Brennero fa un pochino freddo e allestiamo tutto quello che possiamo e sotto combinazioni e quant'altro. E niente, partiamo. E spariamo nel bel tempo. Speriamo veramente. Carolina è partita.
parcheggiato, parcheggio chiuso a pagamento. Così siamo tutti più tranquilli. Adesso facciamo un giro. Siamo riusciti a comprare qualche altra cosa. Calamite. Abbiamo preso altre calamite e qualche magliettina. Ciao. Due bellissime radre. Non sarà manco 20 minuti che siamo arrivati a Innsbruck, che ci siamo girati, abbiamo detto specheria. E giustamente la fame ha iniziato a prendere il sopravvento. Lì c'è il centro. E tempo di mangiare qualcosina. Non sappiamo ancora come è fatto. E non sappiamo ancora come è fatto, ma lo vedremo presto. Specchio volese. Sì. Prosciutto con afano, cervo, cinghiale, pancetta, salame da tufo, filetto di maiale, this is a beef, salami piccolini, cheese di montagna, patè. Ok? Grazie mille. Grazie. Buon appetito. Che bello, solo proteine oggi. Bellissimo. Il tagliere è spazzolato, ora siamo pieni. Abbiamo mangiato tutto quello che c'era, veramente tutto, anche il piatto stava mangiando. €7. Basta caffè per tutto il giorno, eh? Basta, eh? Basta. Non so se riuscite a intravedere, ma credo di no. Sulla seconda balconata ci stanno degli gnomi, non so sì, che dei cosa. Bambini, tipo bambini. In pietra, è bellissimo. Sì. No. Appunto questa bellissima fila di casine colorate, bellissime. La temperatura sicuramente sarà sui 25 gradi al sole. Allora, la passeggiatina volge quasi al termine. Diciamo che i nostri completi non sono proprio estivi e questo lo sappiamo benissimo, però diciamo che comunque un po' d'aria, almeno col mio, col Clover, per solo sta passando, il GPS, il pantalone GPS 4, sta passando abbastanza aria. Si suda ma non troppo. Non so Giorgio come è contata là sotto. Come stai messa te? Rucca raptorina. Stamattina 15 gradi, solo maglietta, maniche corte, giacca, senza, di 100 grammi si stava benissimo, avrei potuto anche scendere, di più con la temperatura stavo bene. Estivo col caldo, diciamo che superati 30 gradi. Come ci avevano detto, dai 26 gradi in su fa caldo. Attraversiamo. Piccola parentesi. Prima stavamo parlando dell'ingresso dell'aria nei nostri completi, nei nostri pantaloni. Giorgio mi fa, vabbè io apro anche io, ho aperto e fa, entra un po' d'aria, fa veramente sta entrando l'odore della pizza. Strisce pedonali colorate e altra immensa e bellissima piazza con il palazzo di Giorgio. Rosa. Solo perché è di quel colore, altrimenti c'è niente. C'è un altro più avanti rosa se ti rosa. Può interessare. Ma quella è una casa, questa qua invece deve essere qualcosa di più. Anche quel palazzo blu, signori, niente male.
pantaloni di cervo, che belli, saranno caldi, me li posso mettere? Non ti va quello? Maximilian, I glance to the Innsbruck of planet. Oramai sai, madrelingua oramai. Oramai. Tipitga. Eccola qua la Carla che ci ha aspettato nel parcheggio. Al fresco, almeno lei. Almeno lei è stata abbastanza al fresco. E adesso. Lago di Rese. Usciti dal parcheggio. I look up to the moon and see it shine so bright. All that I can think is what's next for me in life. Only have so many moments to do the things I like. What choice am I gonna make? Sit it out or try? Oh, it can be hard sometimes, but I remember the good times I've had when I just went for it, didn't think about the bad. Oh, go down hard roads to reach the other side. We must stay together on this journey through. I see shooting stars and how they go so fast. Reminds me of life in present and the past. So many chances are gone in a blink of an eye. What choice am I gonna make? Will I spread my wings and fly? Oh, it can be hard sometimes, but I remember the good times I've had when I just went for it, didn't think about the bad. Campanile immerso nell'acqua del lago di Resia, che come avete potuto vedere, perché siamo passati noi, era vuoto. Allora, sosta al lago di Resia effettuata, fotografie, e adesso ritorniamo alla base, a Bibiteno. Qui c'è qualcuno che ha particolarmente fame, basta vedere la faccia. Mi fa 3 ore, io non ho capito. 3 ore, cosa? Ci sono 3 ore per tornare a Bibiteno. E a che ora mangiamo noi? Dai, che ti faccio mangiare. Il digiuno con me non l'hai mai fatto e mai lo farai. Andiamo. Thank you.
Ci siamo dovuti fermare un attimino per vestirci un po' più pesante. Il tempo lì non promette nulla di buono. La temperatura è crollata. La temperatura è crollata di botto, siamo passati dai 26 gradi ai 22 e subito 15 qua. Siamo a pochi chilometri dal passo Pennes. E vediamo un attimino, dai. Se ne devo mangiare. Doccia fatta e niente, mangiamo e poi andiamo a dormire direttamente. Ci siamo fermati al supermercato perché non è proprio bello qua il tempo, così portiamo qualcosa e mangiamo in camera. Allora, rientrati da questo bellissimo giro, un giro praticamente durato quasi 400 km. Siamo stanchi, veramente stanchi, abbiamo fatto giusto una doccia. Ci siamo un attimino seduti, adesso mangiamo qualcosa in camera, abbiamo fatto una spesa al volo perché praticamente mangiare fuori tutte le sere fa anche un po' male alla tasca. Il sushi è la nostra salvezza, non guardate sushi. Lo stato in cui sono perché lui è sempre impeccabile. Il sushi è la nostra salvezza praticamente ovunque andiamo, in Italia e non. Boh, noi mangiamo qualcosina e vi auguriamo anche una buona notte e a domani. Con le prossime avventure. Time.